Piombino e dopo Livorno qui siamo a Massa Carrara, dove abbiamo la terza area di crisi complessa. La presenza nostra come Movimento 5 Stelle all'interno di questa commissione sarà sicuramente una voce critica, che del resto verrà a darvi anche una mano in un certo senso, perché degli interventi che ho registrato e che ho anche evidenziato si ripetono più o meno le stesse problematiche, sia fra voi stessi sindaci delle varie realtà istituzionali della zona, sia di quelli che sono stati finora sentiti dalla Commissione. E si fa riferimento all'accordo di programma e pertanto saremo qui sicuramente a dare una mano affinché questo accordo di programma venga messo in atto nel breve tempo possibile. Si parla di problematiche legate alle normative che sono anche fin troppo ossessionanti o sono troppo ossessive allo stesso tempo e sono troppe. Altri tipi di richieste di anche abbastanza accurate di aiuto, come quelle che sono relative all'erosione e quindi al dissesto idrogeologico. Sì, ci viene detto attenzione che la costa la sicura pensando a intervenire sulla montagna. Quindi sono tante le richieste d'aiuto e queste sono quelle che noi ci facciamo carico, ma non come si fa di solito in politica, dove sono tante le promesse e poi i fatti sono pochi. Facciamo un po' anche di quella che è un'autoanalisi, dove vediamo che le problematiche sono risultato anche di iniziative che evidentemente hanno avuto poco, vuoi per vari motivi, poca prospettiva anche negli anni, ma pertanto devono essere da parte nostra sollecitate al massimo quelli che sono gli interventi che devono essere poi alla fine portati a compimento.